Non so come, ma l'ascensore ha ripreso a funzionare. Se arrivi al piano terra della torre B ed esci, ti troverai nel levaio. L'entrata della base sotterranea si trova a nord del levaio. Salve a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. Visto che sono un youtuber, vi voglio dire una cosa. In questo videogioco Metal Gear Solid, essendo molto vecchio, del 1998, quando era uscito nella PS1, voglio farvi vedere per l'ultima volta questo tetto della torre B. Ricordatevi che noi abbiamo abbattuto l'Hind, ci siamo riusciti. Con i nostri missili Stinger abbiamo abbattuto l'Hind, ma voglio farvi vedere una cosa. Quella era la torre A che avevamo fatto e poi eravamo scesi con la fune, con la nostra corda. Se non vi ricordate, andate a vedere quel video che ho già pubblicato sul canale, dove io spiego e commento come scendere con la corda, con la fune. Ma ora non perdiamo tempo. Andiamocene via da questo tetto della torre B, ne ho avuto abbastanza. C'è sempre sta neve. Stiamo per andare di sotto, ragazzi, dobbiamo andare a provare l'ascensore che ha riparato Otacon. Noi abbiamo distrutto l'Hind con i missili Stinger, ma non credo che Liquid sia sopravvissuto. Io aspetterei a cantare vittoria, perché i terroristi sono sempre intenzionati a lanciare quella bomba. Allora non c'è tempo da perdere. Scendiamo tutte le scale della torre B. Dobbiamo raggiungere la base sotterranea, capite? Bisogna continuare ad andare a nord. Dobbiamo raggiungere il nevaio. Se ci sono queste telecamere armate, togliamole di mezzo, distruggiamole con i nostri missili Stinger. Fidatevi di me, io ho sempre detto le cose come stanno, io ho sempre detto la verità. Io sono un youtuber adesso. Io ho sempre amato Metal Gear Solid, davvero. Da quando io e mio fratello Alex Costa l'abbiamo fatto nella nostra PS1, abbiamo mai smesso. Prima l'abbiamo fatto in versione di prova nella demo e poi l'abbiamo avuto in versione completa. E non dimenticate che oltre a Metal Gear Solid facevamo altri videogiochi in versione prova demo della PS1. Fighting Force 2, Millennium Soldier, Kingsley Adventure, Quake 2, Retro Force, Tank Racer e così via. Questa è la strada per arrivare al Metal Gear, avete capito? Ecco, ora premiamo l'interruttore e chiamiamo l'ascensore. Vi faccio vedere quando comincia ad arrivare. Oh, sbrigati, ascensore! Ti abbiamo chiamato! Eccolo! Le porte dell'ascensore sono aperte. Entriamo. Che strano suono è questo. Dobbiamo scendere e andare al primo piano. Lasciamo il nono piano e andiamo subito giù. Bene, è tutto, vi saluto. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. La mia recensione finisce qui. Spero di aver risvegliato in voi qualche ricordo. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Ma voi vi ricordate di questo gioco? Ce l'avevate da bambini? Bene, arrivederci, è tutto. Ho parlato abbastanza.